È una settimana del FA, dal FA, è interamente dedicata alle scuole. Infatti, sono mattinate FAE per le scuole. Noi, come delegazione di Catanzaro, avremo una giornata il 22 a Catanzaro e il 23 a Coringa. È un'iniziativa estremamente importante proprio perché si vuole fare conoscere ai ragazzi, agli studenti, il proprio territorio attraverso due modi. Uno, proprio utilizzando gli apprendisti ciceroni, sono i ragazzi delle scuole che spiegano ai propri coetanei le bellezze del proprio territorio. Quindi è importante perché proprio si dice un'educazione alla pari, dei ragazzi che parlano a dei ragazzi e trasmettono la conoscenza di luoghi che forse loro conoscono, sì, ma in maniera distratta, non approfondita, e quindi il recupero del proprio passato, delle tradizioni, della storia e l'orgoglio appunto di essere nati in dei posti che sono così importanti, che parlano così tanto di storia e di passato. È un impegno che ormai da anni è più che consolidato con il FAI. I nostri ragazzi si cimenteranno, va bene, affinché possano loro trasmettere al territorio quella passione culturale che hanno nella valorizzazione del bene e delle tradizioni del territorio in cui essi insistono. Il significato di questa iniziativa, che poi è la prima dopo tanti anni di chiusura, è proprio voler creare un'aula decentrata sul territorio, creare delle forti alleanze con le altre scuole, quale il liceo classico fiorentino di Lamezia Terme, ma anche con l'amministrazione e con le associazioni. Cioè, noi vogliamo che i nostri alunni abbiano un'opportunità didattica che sia al di fuori delle pareti scolastiche. Quale migliore opportunità che sia la cura e la consapevolezza del loro patrimonio storico. Venire a conoscenza del patrimonio vuol dire prendersene cura, prendersi cura dello storico e prendersi cura dell'altro, quindi un grande impegno civico e sociale da parte dei nostri alunni.